Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. La piramide rovesciata di Tramec 100 parte male e finisce bene. 89-66, oleggio Mami EU battuta. Sabato 21 novembre Tramec 100 interrompe la striscia negativa davanti al suo pubblico e regala ai tifosi la gioia della vittoria e la bellezza del sorriso. Come vuole coach Giordani, prima di tutto dice bisogna divertirsi. La cronaca della partita la lasciamo alla lente di Manni a seguire, che come sempre riuscirà con dovizia di particolari a portare il lettore, anche se non presenta la partita, sugli spalti del parquet centese. Vi mostriamo alcune immagini della partita di sabato per introdurre in esclusiva l'intervista a Mister Tramec Riduttori, Leo Girotti, che da 4 anni sostiene la squadra centese e che sabato la gioia ha prevalso sulla conosciuta riservatezza dopo l'attesa vittoria. 3 sconfitte, 4 vittorie, questo dovrebbe essere la media, anche se mi pare un po' durettina, ma con la trame che ci sostiene non possiamo sbagliare. Ecco, la battuta anche con il signor Girotto, sì, del main sponsor della squadra centese. È stata una bella partita, si è divertito il pubblico, quindi continuiamo così. Ecco, bene, bene. E secondo lei il futuro della squadra come può essere? Mi sembra positivo, perché il potenziale c'è e da certe giocate credo che ci dobbiamo aspettare cose buone. Bene, la ringraziamo. Prego, buonasera. Poi Michele Benfatto si lascia andare ad una battuta a fine partita e dimostra la gioia della vittoria. Ma attese sono le parole di coach Lupo Giordani, dopo la prima partita in casa, in sala stampa per fornire una prima lettura critica della squadra, dopo la presa in consegna post-albanesi. Il giudizio, come potete sentire, non è dei migliori, atteggiamento psicologico e tattica di gioco sono sotto osservazione. Sulla carta, dice Giordani, mi sembrava una squadra forte, ma vista da vicino mostra tutti i suoi limiti.
Bene, buon divertimento nella buona visione del videoservizio a cura di Marco Rabboni. Si ritorna alla vittoria, Michele. Sì, ci vuole proprio, siamo contentissimi perché non volevamo di sicuro perdere 4 partite consecutive. Adesso sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare forte come stiamo facendo in queste ultime 2 settimane che è il nuovo allenatore e abbiamo fiducia. Dobbiamo prendere fiducia ancora di più e continuare su questa strada. Bene, ti ringraziamo. Niente, ciao. Dove cominciamo? Quando volete. Dite pure. Coach, una Tramec a 2 volti, il primo tempo della paura, il secondo tempo delle potenzialità che può avere questa squadra, no? Verissimo, assolutamente vero. Abbiamo giocato i primi 2 quarti con una grandissima labilità mentale. Siamo la palla pesa 1 chilo in più, il canestro diventa più piccolo, gli avversari diventano più forti. Tutto dovuto alle nostre teste, al fatto di essere un po' in un momento di difficoltà, un po' in caratterialmente, e questa squadra qui è chiaro che ci sono giocatori forti e come succede spesso le aspettative e le illusioni portano alle grandi delusioni, dalle delusioni alle frustrazioni, è una catena che va una dietro l'altra. E questo succede un pochettino, questa squadra qui ha questo tipo di atteggiamento in questo momento. Io ho chiesto, fra il primo e il secondo tempo, non ho sbraitato, ho chiesto solo serenità. Dobbiamo trovare un po' di serenità per cercare di tirar fuori le nostre qualità. Punto. Questo è per quanto riguarda l'aspetto psicologico, come dicevi te, 2 volti della partita. Tecnicamente siamo ancora indietro e tatticamente, è chiaro, questa settimana ho fatto una scelta di cominciare a giocare con i miei giochi rispetto alla settimana scorsa, ho cominciato a fare scelte un po' differenti, comincio a conoscere un po' più il gruppo, comincio a conoscere un po' più i ragazzi, cose che dobbiamo assolutamente crescere. Rispetto a quando hai detto sì alle proposte che ti hanno fatto in Era 100, ti aspettavi di essere così indietro come sempre, che secondo me lo sono veramente molto molto indietro? No. Hai fatto una bella domanda, Lo sai che mi si vede. Sulla carta mi sembrava una squadra più forte, vedendola ho detto cazzo, posso mettere qualcosa in più di mio, per carattere, per conoscenza, possiamo dargli qualcosa in più. Di fatto mi sto rendendo conto che non è semplicissimo, siamo indietro, siamo assolutamente indietro. Anche perché rispetto all'altro coach io ho altri concetti completamente diversi, dobbiamo azzerare alcune, secondo me, abitudini sbagliate e portarli in un altro tipo di atteggiamento e di proposte di pallacanestro. Questo è un po' il punto. Io vorrei che la gente si divertisse, questo è un altro aspetto. Ho chiamato un time out a 4 secondi alla fine perché volevo assolutamente che Fontecco facesse quella schiacciata. Ho disegnato quella rimessa lì perché volevo assolutamente, perché credo che la gente venga perché vogliamo vincere, ma si vuole anche divertire. Ed è un aspetto del gioco che molte volte ci dimentichiamo, perché la gente si appassiona, sta con te sempre più nel momento che si diverte. Poi forse puoi anche perdere, ma se hai dato tutto e si sono divertiti, forse ti perdona anche qualcosa. Questa è un po' la mia filosofia, ho sempre cercato di tradurre questo, però obiettivamente sul piano tecnico-tattico siamo indietro, ribadisco, ci manca un giocatore e fino a ieri c'è stato Infanti e le partite che sono vinte, se andate a vedere, Infanti ha fatto pentoli e capelli e coperchi. Io quando guardavo le partite parlavo con te e dicevo Infanti mi sembra meglio di tutti, non voglio giocare con te, te lo dicevo con te. Proprio, mi sembra meglio di tutti, abbiamo perso quello che secondo me fin quello era meglio di tutti. L'equilibratore, no? L'equilibratore, perché difende forte, può prendere tiri, può giocare da 2 o da 3, indifferentemente, ti vale. È un fenomeno, però fa tutto, però sa far tutto. E qui manca un po' il giocatore che sa far tutto, perché dopo ognuno deve fare un passo in più, una cosa che ancora non è in grado di fare. Questa è un po' la cosa. Speriamo di inserire questo soggetto ragazzo, già bisogna inserire un ragazzo, dai. È palese il fatto, se vogliamo pensare di giocarci con le prime 4. A oggi Cecino, Piacenza,
Forlì sono nettamente superiori a noi, Piombino secondo me è il quintetto anche meglio del nostro e forse anche qualche altra squadra. Non è che noi a parole ci abbiamo ben fatto, ok, ci abbiamo ben fatto, bene. Gli altri giocatori sono di categoria. Che è anche contento? Contento viene da un anno di infortunio. No. Allora, dobbiamo partire da due presupposti. Abbiamo due ragazzi di potenzialità fisico-tecnica, che sono Contento e Fontecchi. Fontecchi non gioca da due anni. Contento è stato fermo tutto l'anno scorso da un infortunio al ginocchio, un giocatore particolarissimo con molti triestini. E già lui è un giocatore che viene, ha un background importante, ci sono state sempre grandi aspettative nei suoi confronti. È stato sempre up and down, molto, molto su e giù in quello che ha fatto della sua carriera. In più si è fatto male.